ogni giovedì Attualissimi, eccoci con l'agenda del santuario, eventi, celebrazioni, appuntamenti che hanno caratterizzato questa settimana che si sta per chiudere, ma che sicuramente avrà dato tanti spunti di riflessione a quanti sono giunti pellegrini a San Giovanni Rotondo. E vogliamo a proposito di pellegrinaggi con questa immagine ricordare che il prossimo 9 e 10 novembre ci sarà il pellegrino nazionale delle confraternite d'Italia, un bel appuntamento che vedrà protagonisti diversi provenienti da ogni parte eh, d'Italia, le confraternite delle, delle quali abbiamo parlato anche in questi giorni. Chiedo alla regia se abbiamo proprio il manifesto di questo pellegrinaggio delle confraternite d'Italia 9 e 10 ecco, novembre con un programma abbastanza eh, ricco che vedrà due dirette su Padre Pio TV, il primo alle 21, la prima diretta della fiaccolata mariana, potremmo dire quella che poi andrà a chiudere questa stagione perché ufficialmente l'ultima fiaccolata mariana sarà quella di sabato, ma se ne è aggiunta una appunto che riguarderà le tante confraternite in pellegrinaggio nazionale a San Giovanni Rotondo. E poi la celebrazione di domenica 10 novembre che sarà presieduta da padre Franco Moscone insieme all'assistente ecclesiastico delle confraternite che è Monsignor Michele Pennisi e poi ci sono vari appuntamenti l'accoglienza appunto a partire da sabato, la liturgia di accoglienza, una catechesi presso la chiesa di San Pio la, nella giornata eh, di domenica eh, i pellegrini saranno accolti in piazza Padre Pio che è un po' il cuore il centro della nostra città e poi ci sarà una marcia verso il santuario con la sacra icona di Maria Madre della Speranza e delle confraternite, noi sicuramente con questi appuntamenti li seguiremo per darvi per raccontarvi per farvi un po' la cronaca di, questi, di questo importante appuntamento che vede Pellegrini e le confraternite a San Giovanni Rotondo, ma i due appuntamenti La Fiaccolata e la Santa Messa delle 11.30 di domenica 10 novembre andranno in onda in diretta su Padre Pio TV e a proposito di appuntamenti abbiamo parlato delle confraternite che appunto saranno prossimamente Pellegrine a San Giovanni Rotondo la settimana scorsa la nostra città, nonostante il tempo non proprio clemente, ha visto eh, tanti pellegrini giunti da ogni parte d'Italia, il raduno eh, nazionale eh, della Guardia di Finanza, dell'Associazione nazionale Guardia di Finanza in occasione dei 250 anni, il ventunesimo raduno nazionale, noi vogliamo riproporvi questo stralcio del concerto che si è tenuto nella chiesa di San Pio. il blu dipinto di blu di Domenico Modugno ha chiuso il concerto dello scorso 18 ottobre nella chiesa di San Pio in occasione del raduno dei componenti della Guardia eh, di Finanza. È un altro appuntamento che in qualche modo ecco, eh, ha, è ritornato, potremmo dire sia nei palinzesti eh, di Padre Pio TV, ma un appuntamento di preghiera che riguarda i tanti che il giovedì sera non solo lo seguono su Padre Pio TV, ma decidono di recarsi, ecco, personalmente, stiamo parlando dell'adorazione eucaristica vocazionale, appunto, che è ripresa giovedì scorso presieduta da fra Pasquale Cianci. Ecco, vediamo proprio il momento in cui il santissimo sacramento fa in qualche modo, ecco, passa attraverso i tanti fedeli e devoti, ma anche eh, giovani che prendono parte a questo importante momento di preghiera tanto sentito e soprattutto eh, animato. Ecco, immagini che abbiamo trasmesso su Padre Pio TV e che continueremo a farlo anche ogni giovedì alle 20.45. allora vogliamo ascoltare un passaggio delle parole di Fra Pasquale Cianci nel primo appuntamento dell'adorazione della, dell eucaristica eh, vocazionale eh, giovanile quindi riservata ai giovani ascoltiamo le sue parole chiediamo questa sera come Francesco che sul monte della Verna chiese due cose a Gesù disse io voglio che tu, prima che io muoia, mi faccia due grazie. Una che io possa sentire il dolore che tu sentisti. Voglio sentire nell'anima e nel corpo il dolore che tu, dolce Gesù, sentisti nella tua passione. E poi la seconda grazia, ti chiedo, che io possa sentire nel cuore l'eccessivo amore che ti accese a sostenere la passione per i peccatori. Ecco, questa sera noi vogliamo chiedere a Gesù se abbiamo il coraggio, un po', un po' del suo dolore e un po' del suo amore, per, per pregare non per noi stessi, per pregare per le persone che hanno bisogno delle nostre preghiere, soprattutto, magari in modo particolare, per quelli un po' che ci crocifiggono, per quelli che ogni tanto ci mettono una spina nel fianco, nella carne, ci fanno sentire il dolore. Se riusciamo a fare questo... Allora il nostro amore può dirsi puro come quello di Gesù. E queste le parole di Fra Pasquale Cianci, che appunto ha presieduto la prima adorazione eucaristica vocazionale giovedì scorso, appuntamento giovedì prossimo, sempre alle 20.45. Ricordandovi che poi questo sabato ci sarà l'ultimo appuntamento con la Fiaccolata eh, Mariana. Ultimo appuntamento potremmo dire ecco, da programma, e poi quella di sabato 9 sarà ecco, animata e vedrà come protagoniste le Confraternite eh, d'Italia. La regia è. Ecco, mi dà modo di ricordarvi, lo facciamo a beneficio di coloro i quali stanno organizzando il loro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, magari vogliono conoscere l'orario di apertura e chiusura dei luoghi di San Pio, Santa Maria delle Grazie, la chiesa, il santuario dalle 6 alle 22, la cripta più i percorsi, quindi parliamo della cella dove Padre Pio è vissuto, il crocifisso davanti al quale ha ricevuto le stimmate dalle 7 alle 19, il sagrato della chiesa di San Pio, quindi la chiesa a cielo aperto dalle 6 alle 22 la chiesa di San Pio da Pietrelcina è aperta dalle 7 alle 19 il percorso, quindi i mosaici che portano alla chiesa inferiore dove eh, fino a fine novembre sarà custodito il corpo del santo di Pietrelcina dalle 7 alle 19 eccoli qua gli orari se, potete, po se volete potete anche prendere appunti che riguardano l'apertura e la chiusura dei luoghi di San Pio eh, ci auguriamo che quello che sta arrivando sia un fine settimana all'interno Insegna del bel tempo così da permettervi di godervi appieno anche con un po' di sole e temperature miti il vostro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Un altro importante momento che vede tanti pellegrini ecco, soffermarsi, recarsi, accostarsi al sacramento della riconciliazione: gli orari delle confessioni, quindi, continuano ad essere questi sia per la chiesa di Santa Maria delle Grazie che per la chiesa di San Pio da Pietrelcina dalle 8 alle 15, dalle 12 alle 45, alle, da, dalle 8.15 alle 12.45, dalle 15.30 alle 18.30 nel santuario di Santa Maria delle Grazie. Quelle che vedete sullo sfondo sono proprio le immagini della sala confessioni. E poi chiesa di San Pio da Pietrelcina dalle 9.30 alle 12.30 e 30, dalle 15.30 alle 17.30. Eh, ci si può accostare mh, durante eh, questi orari al sacramento della riconciliazione. Ci sono anche sacerdoti eh, che parlano diversamente. Lingue quindi dall'inglese al francese allo spagnolo e naturalmente al Polacco e a proposito, di informa... a proposito di gruppi che sono a San Giovanni Rotondo in questi giorni eh, diversi, ad esempio sono nella giornata eh, di oggi eh, un gruppo dal Vietnam di 90 persone. Accompagnato da padre Josef e poi dalla Croazia, accompagnati da Padre Slanco, dal Brasile, dalla Svizzera, dal Belgio, dalle Filippine, dagli Stati Uniti, dall'Austria. E, ehm, accompagnati da Don Peter sono eh, 40 pellegrini. E poi questa sera alle 19 nella chiesa inferiore ci sarà una celebrazione presieduta dal vescovo di Melfi, con 20 sacerdoti e a concelebrare anche eh, il nostro fra Maurizio Placentino. Mentre eh, non manca la presenza dei pellegrini polacchi, infatti, questo pomeriggio alle 16 ci sarà un gruppo nell'auditorium Maria Paila, accompagnato eh, da eh, Fra Rossi. Roman. Abbiamo citato fra Maurizio Placentino che questa sera presiderà l'adorazione eucaristica a cura della pastorale giovanile alle 20.45. Bene, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi torneremo con la seconda parte dell'agenda del santuario. Seconda parte dell'agenda del santuario, allora continuiamo a ripercorrere gli appuntamenti, le celebrazioni, le presenze che hanno caratterizzato questi giorni del santuario di San Pio, dei luoghi che hanno visto la presenza del santo frate di Pietrelcina. Il 15 ottobre ha celebrato nel santuario di Santa Maria delle Grazie eh, Monsignor Angelo Pirovano della comunità pastorale di Santa Eufemia di Erbe, in provincia eh, di Como. Ascoltiamo uno stralcio delle parole che ha rivolto ai presenti. In una lettera al provinciale Padre Bernardo d'Alpicella del 23 dicembre 1925 gli scriveva: Sento vivo il bisogno di una vera, sincera ed intima conversione a Dio e non so da dove e come incominciare, era troppo umile. Poi aggiungeva San Pio, ecco quanto assiduamente vado chiedendo a Gesù la mia conversione. Ecco San Pio è un grande esempio per tutti noi, anche noi dobbiamo chiedere a Gesù la nostra conversione, fare in modo cioè che il nostro io interiore sia davvero bello, pulito, puro. E' questo proprio un passaggio in cui Monsignor Angelo Pirovano ha fatto riferimento al Santo di Pietrelcina. Domenica scorsa, 20 ottobre, è stata la giornata missionaria mondiale e anche San Giovanni Rotondo, la provincia cappuccina di Sant'Angelo e Padre Pio che tra il Chad e il Centrafrica ha delle missioni. Lo ascoltiamo ogni mercoledì nell'appuntamento. Eh, condotto dal collega Leonardo Fania con Fra Raffaele Mangiacotti, si parla eh, di missioni e grazie anche ai collegamenti con chi si trova in missione, con chi è missionario, riusciamo a capire qualcosa in più, comprendere, soprattutto conoscere queste importanti eh, realtà. Eh, la missione è andare e annunciare il Vangelo, quindi missionari, missionari, tutti coloro eh, i quali davvero eh, a volte perdono anche eh, la vita. Allora, in occasione della giornata missionaria mondiale, a la Santa Messa delle 18 di domenica scorsa fra Raffaele Mangiagotti, del quale vogliamo ascoltare proprio un passaggio delle sue parole. Oggi, ecco, in questa giornata che celebriamo in questa domenica, è anche la 98 ⁇ giornata mondiale missionaria. Ecco, il Papa ogni anno in questo mese di ottobre... Per questo giorno, per uh, questa domenica ecco, che cade sempre tra la terza e la quarta, dipende, ecco, il Papa scrive sempre un messaggio, un messaggio dove ci fa capire che tutti siamo responsabili nella missione. E penso che il tema di quest'anno va molto vicino al Vangelo che abbiamo proclamato, perché mentre i discepoli ecco, si indignano, Chiedono un posto eccellente rispetto agli altri. Il Papa ci dice e ci fa meditare quest'anno su quella parabola del re che dà un matrimonio per il figlio, quindi prepara un banchetto di nozze. E il titolo è Andate e invitate tutti al banchetto, cioè dietro c'è l'immagine di questo Dio che ci prepara un posto. Ecco, questo è un passaggio delle parole di Fra Raffaele Mangiacotti, lo scorso 20 ottobre, giornata missionaria mondiale, naturalmente anche a San Giovanni Rotondo si è celebrato questo importante appuntamento. Allora, a proposito di appuntamenti, la regia prontamente mi ricorda di ricordarvi eh, che il, il cuore della nostra programmazione, ma anche del pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, sono le sante messe che... Ecco, per tutto il mese eh, di novembre continueranno anche ad alternarsi tra il santuario e la chiesa eh, di San Pio. Quando venite a San Giovanni Rotondo naturalmente potete rivolgervi all'ufficio accoglienza Pellegrini per conoscere gli orari oppure chiedere ai ehm, volontari, alle persone che si trovano appunto all'ingresso eh, delle varie chiese gli orari precisi. Dal lunedì al venerdì 6.30 eh, Chiesa Santa Maria delle Grazie, 7.30 chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina, questa è anche la Santa. Messa che va in onda su Padre Pio Tv eh, 10 e 11:30 chiesa di San Pio da Pietrelcina 18 chiesa di Santa Maria delle Grazie. Quella delle 11.30 e, e delle 18 eh, sono anche celebrazioni che vengono trasmesse in diretta su Padre Pio Tv per quanto riguarda sabato, domenica e festivi, la prima messa eh, anche nei giorni festivi è eh, nel sabato, escluso però il 25 dicembre 1 gennaio è in chiesa Santa Maria delle Grazie, segue quella delle 7.30 nella chiesa in 10:30 11:30 chiesa di San Pio da Pietrelcina 16:30 sempre eh, la domenica chiesa di San Pio da Pietrelcina 18 19:30 eh, 19 Santuario di Santa Maria delle Grazie. Quella delle 19:30 solo domenica e eh, festivi. Quella delle 18: poi a seconda eh, del, eh, di quanti pellegrini ci sono a San Giovanni Rotondo, potrebbe anche essere celebrata nella chiesa eh, di San Pio. Ma per qualsiasi informazione. Vi rimandiamo all'ufficio Accoglienza Pellegrini che si trova sul sagrato della chiesa di San Pio. L'ufficio accoglienza aperto dalle 8 alle 19. Potete contattarlo chiamando il numero 0882 41 7500 convento santuariopadrepio.it e il sito internet per ricevere informazioni che vengono pubblicate tempestivamente. L'ufficio accoglienza Pellegrini offre visite guidate in lingua, l'utilizzo della sala del pellegrino, l'utilizzo dell'auditorium per incontri e eventi. Potete anche prenotare il pass per la fiaccolata mariana e ricevere informazioni e prenotazioni sui sacramenti. Battesimo, prima comunione, materia. E anniversari distribuiscono anche le mappe e le guide del santuario e naturalmente vi danno e vi forniscono informazioni eh, varie. Eccole qui: 0882 41 75 00, convento santuario Padre .it. Io riprenderei se la regia mi accompagna eh, l'immagine che arriva direttamente dal sagrato di Santa Maria delle Grazie. Perché questa mattina abbiamo ricordato la presenza di numerosi gruppi che sono venuti pellegrini a San Giovanni Rotondo. Eccolo qui. Eh, giornata che appariva abbastanza nuvo nuvolosa, poi insomma un po' è cambiato il, il clima, il tempo, molto bella questa immagine, questa cartolina che ci viene ehm, ecco, regalata, grazie. Alle webcam che abbiamo sul santuario di Santa Maria delle Grazie e sulla chiesa eh, di San Pio da Pietrelcina. Ricordandovi guardate che proprio a fianco alla chiesa antica di San Pio da Pietrelcina c'è il presepe che è stato inaugurato l'anno scorso a dicembre, in qualche modo festeggerà un anno e sicuramente ecco, potete visitarlo ancora per qualche settimana, sicuramente fino a Natale. Poi magari vi daremo altre informazioni eh, in merito e eh, questo dunque una bella immagine del, della chiesa e del santuario eh, di San Pio vi ricordiamo gli appuntamenti di oggi alle 20.45 l'adorazione eucaristica eh, a cura della pastorale giovanile vocazionale presieduta da fra Maurizio eh, Placentino e poi alle eh, 18 questo pomeriggio la, Chie, la Santa Messa in diretta dalla chiesa di Santa Maria eh, delle Grazie eh, ricordo, ripartiamo con gli appuntamenti l'appuntamento che abbiamo ricordato in apertura e ehm, 9 e 10 novembre ci sarà il eh, raduno, ecco il pellegrinaggio delle confraternite eh, d'Italia, un importante eh, momento che vedrà appunto tanti pellegrini a San Giovanni Rotondo. Ricordiamo, visto che abbiamo ancora eh, qualche minuto, eh, eh, prima di collegarci con eh, la Santa Messa delle 11.30, ricordiamo gli appuntamenti che andranno in diretta alle 21, la fiaccolata Mariana di sabato. 9, Novembre, mentre domenica 10 novembre ci sarà la Santa Messa presieduta da Padre Franco Moscone e dall'assistente delle confraternite d'Italia, Monsignor eh, Michele Pennisi, eccolo qui alle 11.30. Poi diversi gli appuntamenti dei quali vi eh, racconteremo eh, di volta eh, in volta all'interno sia di Just Today che della nostra agenda del eh, santuario. Bene. Non abbiamo altro da aggiungere, in questa giornata l'agenda del santuario ritornerà puntuale come sempre giovedì prossimo con altri appuntamenti, altri, ehm, altre celebrazioni, altri eventi che riguardano il santuario di Santa Maria delle Grazie, la chiesa di San Pio e i luoghi che hanno visto la presenza del nostro amato San Pio da Pietrelcina chiedo alla regia se magari mi può fare questo regalo all'ultimo secondo la cartolina che arriva dai luoghi eh, che vedono protagonista il santo di Pietrelcina ma che vedono protagonisti tanti amici che quotidianamente vengono a San Giovanni Rotondo con l'augurio che davvero possiate eh, trovare eh, in questi luoghi un po' di beneficio, un po' di eh, serenità e soprattutto accolte le vostre preghiere. Va bene, ci lasciamo così sigla, grazie per essere stati con noi. Appuntamento a giovedì prossimo.